Allora, salve, faccio questo video per rispondere a Emidio. Al volo, ragazzi, devo cercare di fare. Ragazzi, sto da solo qua. Emidio, qui siamo soli. Soli e nessuno ci caga. Tu dici, vabbè, non ce ne fa tanto, a me non mi hai fatto un cazzo. Allora, perché fai video? Cioè, noi facciamo video perché vogliamo comunicare con gli altri. Quindi è inutile che tu dici a me non mi hai fatto un cazzo se qualcuno mi guarda o meno. Non è vero, amico. Diciamocelo. Noi, cioè, secondo me, l'unica cosa qua è, cioè, se tu hai una testa che non riesce a stare con altra gente, allora mettiti un sistema operativo in testa che ti dice: questo è un test, Dio mi sta guardando, quindi qualsiasi cosa, cioè, anche se è impossibile l'impresa qua con questa cazzo di mondo di fare qualcosa da solo, io non posso fare niente, però è importante che Dio mi sta guardando e quindi me ne frega niente di quello che pensano gli altri, eccetera, eccetera. Quello sarebbe il top se uno veramente mettesse in pratica quella roba, ma il fatto che fai video già dimostra che sei debole, tra l'altro. Però secondo me chi ci ha creato vuole che noi collaboriamo uno con l'altro, è come se ha fatto. Dobbiamo, we got to figure the fucking shit out with each other. Chi ha creato questo mondo vuole che noi collaboriamo uno con l'altro, ci abbassiamo un po' la cresta e ci mettiamo e ci creiamo qualcosa, perché il nemico riesce a farlo, a creare tante pecore, che l'unica cosa, vabbè, ovvio, lì in questo caso gli ha tolto la possibilità di mangiare in nessun altro modo, tranne se prendi questi pezzi di carta, quindi. Comunque mi sto allungando un po' troppo, quindi per chi cazzo non sapesse di chi cazzo sto parlando, ho conosciuto questo ragazzo qua in un mare di morte, per me è stata una boccata d'ossigeno proprio, perché ti faccio un riassunto di quello che sono io, per molti versi siamo uguali, Emidio, io. Ho lasciato il lavoro quando è stato nel 2015, perché non capivo, insomma, che ero un cazzo di schiavo e non riuscivo più, quasi piangevo quando andavo al lavoro, diciamo. E con la speranza che, insomma, all'inizio la speranza era semplicemente non trovo qualcos'altro da fare per conto mio, però in realtà anche lì capisci che. Questi pezzi di carta il sistema te li dà solo se fai quello che vuole lui, cioè quindi sei una cazzo di foca lì nel circo che quello che cazzo ti dà il mangime, ti fa fare quello che vuole lui. E quindi a quel punto ho mandato a fanculo tutto e sto qui in una cazzo di montagna da solo, cerco di consumare il minimo possibile, ho convinto i miei a prendermi questa cazzo di cosa perché loro hanno visto che io non mi sarei mai fermato, ho cominciato a fare cammini da solo proprio per levarmi da questi cazzo di zombie, soprattutto dopo il 2020 che abbiamo visto che cazzo è successo, e quindi mi hanno preso, adesso sono letteralmente un parassita, cioè i miei pagano €200 questa cazzo di casetta qua e io cerco in tutti i modi di scaldarmi come posso qua, con la legna che prendo qui nel bosco. Il mangiare sto al limite proprio, cerco di risparmiare il più possibile perché sì, ho i miei risparmi eccetera, però insomma devo stare attento a come mi muovo quando mangio eccetera. E questo, ma questo riesco a farlo senza problemi perché non sono una persona attaccata alle cose materiali, per esempio tutte queste cose che vedi, vestiti, cose, me l'hanno regalato, come te l'hanno regalato a te. Comunque, un'altra cosa ti volevo dire, Emidio. Io non me la so presa. Ci può stare che hai preso male il mio commento, il mio approccio, eccetera. Però tu hai detto in un video, perché adesso sto guardando i tuoi video perché mi interessa, sei uguale a un amico mio che ho avuto che è sparito, che si chiama Amerigo. Uguali, identici siete. Tu hai detto nei tuoi video che tu riesci a, cioè, prima di giudicare una persona, gli dai. Ottimo, abbiamo un frullino, speriamo che non durerà a lungo. Ottimo, va bene, andiamo avanti lo stesso, tanto tu sei abituato con i rumori vivendo in strada. E quindi, niente, ti stavo dicendo,
cerca, cioè tu dicevi che dai tempo alle persone. Io ti consiglio di non giudicare una persona semplicemente. Tu hai visto il mio canale lì? Aspetta un attimo, metto in pausa. Sì, stavo dicendo, finito il rumore. Ah, è ricominciato di nuovo. E niente, appena sembrava che era finito. Vabbè. Tanto dicevo, no? Sei abituato a quei rumori, mi dispiace molto che. Però se tu fai questa vita qua. Aspetta, prima finisco quello che stavo dicendo. Cioè, prima di giudicarmi, non puoi andare nel canale e giudicare una persona. Cioè, questa è una cazzo di guerra, no? Io prima di aprire bocca con una persona me la devo studiare per bene. Capito? E il fatto che ti ho chiamato fratello non mi sembra. Però tu, come natura, sei molto più lupo solitario di me. E quindi effettivamente non hai bisogno di nessuno. Non che io ne abbia bisogno, perché anch'io sono un lupo solitario alla fine. Però, insomma, cioè, se riesco a trovare gente simile che la pensa un po' come me, ben venga. E comunque, ripetiamo, cioè, noi siamo qua perché comunque in questo mondo le persone sono risorse, ok? Quindi magari posso sembrare stronzo che dico questa cosa, ma guarda, è così. Cioè, se sei circondato di persone, hai più conoscenza, hai una immagine, una mappa più reale, riesci ad avere più occhi da più parti, se sei connesso con tante persone, diciamo, no? Però ovviamente bisogna limitare queste persone. Cioè, non puoi fare. Infatti il mio canale, il Telegram, è molto limitato proprio perché non ho bisogno di perdere tempo con persone che non. Però prima io do tempo alle persone, cioè so che. A parte che le puoi capire subito, però comunque sia. Secondo me tu hai sbagliato lì a. Sei venuto al mio canale, hai visto. Ah, ma questo qua non c'ha un cazzo. È un coglione, lasciamo perdere, non sei come Mark Passio. Quindi il tuo dio è Mark Passio. Secondo me tu ti sei svegliato da poco, diciamo, pensi che hai trovato l'oggettività. Il problema è che non è così facile, amico. Ti posso garantire, anch'io quando sono partito dal mio canale YouTube, ho pensato, ecco, mo gli spiego alle pecore com'è oggettivamente la cosa, come in realtà io vedevo il mondo limitatamente in quel momento. Addirittura gli parlavo di capitalismo, comunismo, eccetera, bisogna essere più comunisti, eccetera, eccetera, per dire, no? Quindi noi siamo totalmente coglioni se pensiamo di avere l'oggettività e la verità in mano. Te lo dico chiaramente. E chiunque ha questa sicurezza dentro di sé, secondo me, è un coglione. Questo l'ho scoperto, ma queste cazzate le ho fatte io. Questo, adesso sono arrivato a questa conclusione. Secondo me parlano i fatti. Infatti, per esempio, Cristo, no? Non sappiamo se è esistito o non è esistito, ma molto probabilmente è esistito perché. Cioè, basta che vedi se uno si comporta come si è comportato Cristo, finisci come ha finito lui, no? Quindi, però, se tu vedi come ha fatto lui, no? Lui non aveva bisogno di convincere nessuno, no? O di aprire, o di fare video, che cazzo ne so. Lui semplicemente è andato lì dal re e gli diceva: sì, io sono il figlio di Dio, sapendo che se lui diceva quello, lo ammazzavano. Ma con i coglioni così, capito? Cioè, senza problemi. Ma chi cazzo ce l'ha i coglioni oggi di fare una roba del genere? Cioè, quello che voglio dire è che, alla fine, c'è cioè una persona non ha bisogno nemmeno di parlare. Cioè, ormai è finita, abbiamo capito, qui parlano i fatti. Non. E secondo me, quelli che effettivamente magari vogliono fare qualcosa, sicuramente non usano YouTube. Perché qui siamo nella cosa del nemico che ci sta seguendo, ci sta sentendo e tutto. Ovviamente qualcosa di sostanzioso nessuno lo fa qui con i cazzo di video e medio. Diciamoci la verità. E io ho sentito quando dicevi che io aprirò il mio libro, dicevi di cose, di piani tuoi, eccetera, eccetera, ma quando vedo che dall'altra parte c'è qualcuno che mi posso aprire, giustissimo, perfettissimo, ma non sarà qui nei video che si faranno queste cose. Quando qualcuno effettivamente dovrà fare qualcosa, come minimo dovrà prendere questi cazzi di telefoni, buttarli, internet, staccarsi, via, sparire con poche persone che ti puoi fidare. E una cosa, un altro aspetto che a te secondo me ti sfugge, è che qui non si esce ragionando. Noi non siamo Gesù Cristo che possiamo. Qui secondo me l'unico modo
per uscire vivi, per fare mai qualcosa in questa cazzo di gabbia in cui ci troviamo. E purtroppo non si può dire qua, perché a parte io già sono nella lista nera del sistema, immagino in qualche modo. Allora, secondo me l'unico modo, non ci sono modi, finché loro ci lasciano parlare significa che non andrà da nessuna parte, perché abbiamo filosofie che a loro proprio no, gli rimbalza, perché loro ovviamente hanno i numeri e non gliene fotta un cazzo se due persone pensano. Ma già il fatto che molte persone, se tu vedi su YouTube, no, dicono cose orrende, se ci pensi bene sul sistema, no? Però loro ci lasciano parlare perché sanno che alla fine contano i numeri e il tuo parlare non conta un cazzo, perché quello che conta è azione, quello che veramente fa una persona. Ce l'ha la gente non c'ha i coglioni manco di mettere il nome e cognome. Figuriamoci che cazzo di merda siamo. Questo per dire che Emidio, anche tu sei un debole come me, che siamo dei cazzo di topi e facciamo i video. Se tu non te ne fregava un cazzo delle persone, tu eseguivi la tua vita come meglio credi, e se qualcuno, come faceva Gesù, no? Lui eseguiva la sua vita, se qualcuno si avvicinava e era interessato a come viveva lui perché era ispirato, insomma, era un buon esempio da seguire, lo seguiva. Ma lui non è che andava lì, apriva le cose, cercava di convincerti, voi siete stronzi, voi siete coglioni. No, è già segno di debolezza. Ma siamo uomini, siamo tutti coglioni alla fine, eh? Cioè, cerchiamo di puntare al meglio, però alla fine questo siamo. Capiamolo. Quindi io sinceramente manco voglio star qui a mettere il tuo video. Lo potrei anche mettere, magari esce fuori qualcosa che non t'ho risposto. Però questo è il succo, Emidio. Non so, magari metto al volo un attimo il video, sentiamo cosa dici. Ti mando un po' veloce, quindi. Salve a tutti, c'è un commento di un'ora fa, quindi circa le 11, ovvero le 23:30 PM di Marcel Minga su YouTube al video numero 26. Io l'ho risposto prima, oggi siamo al 10 marzo 2023. Ah, ho risposto per chi non sapesse a quel video, gli ho detto, perché pensa, sono arrivato al 28 con i tuoi video, forse ne ho visti ancora di più, che io vado veloce, cioè. E mi ricordo che in questo video qua, ma sono molto interessanti i video che fai, perché per me, io ho avuto un'altra esperienza con una persona identica a te, che si chiama Amerigo. Infatti, se tu vedi nel mio canale è pieno di video con Amerigo. Anzi, credo che ci sia proprio una playlist dedicata ad Amerigo. Io so quanto sei sensibile, più di moltissime persone, come lo era Amerigo. Lo è, solo che è sparito. Quindi ti capisco, capisco la tua sensibilità e tutto quando parli, per esempio, delle persone che hai intorno, eccetera. Capisco. Però, ecco, particolarmente in questo video 26 dicevi che comunque sono dei cazzo di, cioè, con la testa non ci stanno, eccetera, eccetera, però mi sono costretto a venire lì in quel punto lì dove vai, che carichi il telefono, no? E io, essendo uno che ho girato le montagne e so che ancora oggi c'è il pannello solare ancora attaccato qua, io per risparmiare elettricità qua, per dire. Ancora oggi tutti i miei telefoni, tutti aggeggi, la luce qua, accendo questa io la notte, rossa, così dà meno fastidio. Per dire, anche l'illuminazione ce l'ho gratuita, grazie a un pannellino solare piccolissimo che si piega. E ho detto, ma gli faccio un favore, magari siccome questo non vuole stare con questa cazzo di pecora di merda, zombie del cazzo, gli dico, come cazzo, carica il telefono dovunque, ovunque stai. E magari, che cazzo ne so, se è un pannello abbastanza potente riesce magari forse a caricare pure la cassa. Complimenti, la mia ragazza mi ha mandato un link TikTok, perché ancora non ti ho visto, perché ho solo il tuo canale YouTube per il momento. Ho visto come suoni, bravissimo. Ti invidio, come invidiavo Amerigo, anche lui era bravo la musica. Io non c'ho questa capacità. Comunque. Sì, capito, il mio tentativo era semplicemente ti do un aiuto perché ho esperienza con queste cose, l'ho buttata lì, però ovviamente tu sei molto più lupo solitario di me, molto più selvaggio a quanto pare,
Però è come se Dio ci fa sensibili, ipersensibili in un lato e poi diventiamo incapaci col parlare col prossimo, per dire, è come se non abbiamo proprio quella capacità, empatia, per dire. Quindi questo, tu sei uno di questi casi, non ti sto facendo la psicoanalisi, però sto dicendo, tu sei molto bravo magari a suonare, eccetera, cosa che a me mi manca. Cioè, Dio ci ha fatti in modi diversi e ognuno di noi, secondo me, se mettiamo insieme, io per esempio, mi piace mettere insieme gente che è brava a fare questo, può darmi questo, 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 e un insieme di un gruppo, per dire, può creare qualcosa di potente. Come il cazzo di sistema, no? Riesce a prendere tanti professioni e li mette insieme e crea qualcosa di potente, che può essere una trasmissione televisiva che ha bisogno di luci, elettricista, voci, chi scrive il programma. Tutte quelle sono bravure che ognuno è bravo a fare solo quello, no? E quindi li mette insieme e ha una cosa di potentissimo. Questa è la capacità del sistema. Loro capiscono perché loro sono furbi, sanno come funziona questo mondo. Mettere insieme è quella la chiave. Dio vuole che noi ci mettiamo insieme. Non sto dicendo un nuovo ordine mondiale, quindi mettiamoci tutti insieme. No. Semplicemente dicendo che o se la pensi come ti ho detto, che Dio comunque ci guarda singolarmente, quindi fanculo agli altri, è importante che insomma io faccio bene. Bene, o secondo te poi tra l'altro, perché se tu a una persona che si avvicina lo mandi a fanculo così, cioè non so, diciamo c'è qualcosa che non va, diciamo, sei un po' freddo, uno direbbe, no? Però io semplicemente non ti ho fatto un cazzo. Su Telegram hai detto che ho parlato male di Masako, non è vero, ho detto semplicemente che anch'io ci ho litigato con Masako. Perché anche lui è un po' impulsivo così, dice tante cose così senza capire magari che cazzo c'è dall'altra parte, ma lo capisco pure, io accetto il contrasto, non mi è fatto un cazzo. E infatti con Masako ci parlo ancora, anche con te, non me la so presa che è successa questa cosa. Semplicemente secondo me hai sbagliato a giudicare una persona così con pochi click. Cioè, se qui dobbiamo fare la cosa di mettere negli atti oppure nel nostro libro nero tutte le persone che ci stanno sul cazzo, mica non finiresti mai, Emidio. Quindi, vabbè, andiamo avanti. Prima l'ho risposto e lui mi ha commentato: frate, fatti un pannellino solare e puoi caricare il telefono ovunque. E io gli ho risposto: salve, per favore, ma se vuoi in Italia. Volevo dire, tanto manco lo sentirò sto video. Cioè, l'ho sentito, però qui non c'ho tempo di andare su tutto. Secondo me, quello che fai tu è veramente impressionante, perché io ho avuto un assaggio con questo amico Amerigo ed è impressionante quello che riesce a fare, a stare per strada. Solo il fatto che riesce a dormire in macchina per me è impressionante. Io le poche volte che ho dovuto farlo non sono riuscito a dormire. Con Amerigo poi abbiamo fatto un viaggio dove abbiamo dormito in macchina una settimana, però lui l'aveva sistemata bene questa macchina, però era perfetta per fare dormirci, in due abbiamo dormito. Non sono froce. E quindi per me quello che riesci a fare è veramente. Infatti, forse ci riesci perché stai sempre a fumare, a drogarti in qualche modo per uscire dalla realtà, perché altrimenti non ce la fai. No, sto facendo questo appunto semplicemente per dire a chi forse non si rende conto che cazzo riesce a fare Emidio, perché io ho avuto un assaggio, io ho fatto 1% di quello che fai tu adesso, quando sono stato con questo amico mio, che giravamo per Roma, a volte abbiamo dormito così, abbiamo passato la notte a dormire fuori, per mense, lui andava anche come te nelle mense di Roma per mangiare, eccetera, eccetera. Beh, ho avuto un assaggio di che cazzo significa vivere in una città, il rumore, il non avere privacy, non avere la tua tranquillità, per dire, è infernale. Quindi il fatto che tu riesci a fare questa cosa è veramente. Sei una cazzo di macchina, veramente, hai la mia ammirazione. Ma solo poche persone riuscirebbero a fare una roba del genere. Tu ci riesci. Grande, volevo solo far capire a chi, alle pecore che guardano, che non hanno coraggio di fare queste cose, che è veramente estremo quello che stai a fare. Vezzeggiativi, nomignoli, eccetera. Non ti conosco. Comunque sì, ne scoprii tramite un amico qui che è appassionato di tecnologia. Mo, mi ha risposto nuovamente, scusate, mi devo ammettere.
sto prenderti in giro. Comunque stai tranquillo, non ti cago più. Vi sto leggendo la lettera, cosa mi ha scritto. Anzitutto, perché faccio questo video? Lo faccio affinché voi possiate vedere l'immaturità di questi comportamenti. Ripeto, io non è che sono un opinolo a prescindere. Io mi... Sì, devi avere la flessibilità di capire che questo è un commento. Non stai... cioè, cerca di... Però non ce l'hai questa empatia, tu, come l'ho detto. E non riesci a capire che io, semplicemente... Però è normale. Tu sei un tipo che non vuole... Se riesci a fare quello che fai, totalmente... Io pure sono isolato in questo momento. Vivo una cazzo di montagna a 1000 metri da solo. Però, comunque... Riesco a non mandare subito a fanculo qualcuno, diciamo, no? Ad avere quella tranquillità, cioè per molti versi sono uguale a te, sono solo qua, eccetera, eccetera. Però cerco un attimo di mettermi nella cosa, cioè prima di capire che questo è un cazzo di testo, non c'è emozione, non c'è niente, quindi non posso trasmetterti tante cose, no? Che in una comunicazione non è solo quello che diciamo, no? Ma come lo dici, eccetera, eccetera. Metti magari in dubbio che non te l'ho detto in modo per prenderti in giro. Per me chiamarti Emidio è un po' molto formale e freddo. Frate è come se siamo fratelli, no? Non è la mia intenzione prenderti per il culo, che cazzo ne so. Però subito sei partito così. Comunque, cazzi tua, tu sei fatto così, io sono fatto così. Bene, tu andrai per la tua strada, io per la mia, oppure se, come ti ho detto, se... Che cazzo, se puoi prendere... Io ti ho detto nella chat privata, quando ti ho scritto, e tu poi hai preso, hai cancellato, hai mandato a fanculo, e poi adesso hai detto qui in pubblico che io ho parlato male di Masako. No, non è molto bello quello che fai. Cioè, io pure sarei per... se qualcuno mi scrive... Infatti, questa cosa lo dicevo tempo fa... Io sono una persona pubblica, chiunque mi scrive qualcosa, io ho il diritto di pubblicarla, per dire, dicevo, no? A meno che una persona capisca che mi sta mettendo delle cose private, cerco ovviamente ovvio non lo metto. Però non c'ho problemi di me, puoi pubblicare quello che cazzo vuoi, fotte il cazzo, alla fine non ho paura di... cioè... Non è che ho parlato male di Masako, per dire, quindi me la prendo. Con Masako ci siamo detto di tutto proprio, non è che faccio problemi. Chiunque, cioè io non mento, non, quello che ho in testa te lo dico, non c'ho problemi. Quindi, vabbè, sta diventando lungo questo video, ma insomma, ci vuole tempo. Come tu hai dedicato tempo a Riccardo Crogiuolo, come cazzo si chiama, quel tizio là, e poi alla fine hai capito che sì, questo uno sa quello che dice. A me mi viene da dico, ma come cazzo fa questo, a segui uno con tutti quegli iscritti, quando apre il video parla di anime belle, cioè, che cazzo. Poi Mark Passio è un cazzo di esoterista de merda che... Boom, si è cambiato, è diventato buono tutto un tratto. Ma tra l'altro questo cazzo di esporre l'elite, cazzi vari, no? Non è che forse è voluto, io lo dico, l'ho detto anche altre volte, è voluto dall'elite stessa, no? Perché quando dai allo schiavo questa scusa che è questa elite cattiva, il cattivo e non tu, pecora di merda, che col tuo comportamento tutti i giorni mandi avanti questa merda. Perché, come ho detto altre volte, il cazzo di chi ci controlla semplicemente non è che viene con la pistola lì, e anche se venisse con la pistola, ho detto in altri video, tu hai sempre l'opzione, come hai detto tu, io mi farei sparare, non sarei corruttibile, dicevi, no? Questo anche per me sarebbe così, se avessimo i coglioni, questa sarebbe la cosa. Anche se il chi ci controlla venisse con la pistola, tu, se vuoi fare la cosa giusta, puoi sempre dire no, fanculo, non faccio quello che vuoi tu, sparami, capito? Ma queste persone non hanno nemmeno bisogno di arrivare a quel punto con noi, basta che ci pagano, basta che ci mettono pressione con peer pressure, no? Con la gente che abbiamo intorno, che ti vedono come un diverso se non fai come vuole lui, e già solo così loro riescono. Non so, mi sono un attimo gasato, stavo andando troppo veloce, adesso abbasso un po' la cosa e niente, e siccome immagino che tu vedrai questo video e non voglio farti perdere ulteriore tempo, quanto cazzo, 24 minuti, arriviamo a mezz'ora e via.
reputo una persona. Ma io non penso che tu hai tempo di vedere un video di mezz'ora. Quindi, secondo me, tu già dopo i primi secondi, come hai fatto col video di Masako, già l'hai chiuso. E questo è un brutto segno perché, come ti ho detto, se al tizio là hai dedicato anni e poi tu, ovviamente, parti già. Ah, ma questo qua c'ha un sacco di followers. Mark Passio, porca troia. Tutti quei cazzoni anarchisti. Oh, the feminine side, the masculine side. Ma va a paraffanculo, ste minchia del cazzo. Come ho detto pure prima, ognuno di noi ha una cazzo di testa di cazzo diversa da un'altra testa di cazzo diversa. Ok? Dio ci ha fatto diversi. E che cazzo fa il malato di mente? Il malato di mente, come ero anch'io, cosa dice? Adotta ovviamente di conseguenza a seconda, come un computer, un hardware, adotta un software adatto a lui. Cioè, io su un telefono non ci metto Windows 95, ci metto Android. La stessa cosa facciamo anche noi, esseri umani. A seconda di come cazzo, quello che ci gira meglio nella nostra testa di cazzo, adottiamo una filosofia, una religione o qualsiasi cosa. E però la cosa stupida nostra è che vogliamo imporla a tutti gli altri. Tutti gli altri che non la pensano come noi sono delle teste di cazzo. Questo è la chiave col cui è la nostra, come si dice, tallone d'Achille. È quella la chiave che il nemico usa contro di noi. Perché sa che può metterci uno contro l'altro così. Invece se noi capiamo, e questo lo diceva Bill Cooper, non io, non è roba mia questa, se noi invece capiamo che ognuno di noi è fatto diverso e ognuno ha il diritto di pensarla come cazzo gli pare, as long as, fin quando non mi rompe il cazzo, capito? Non fa qualcosa di male a me, quindi lui la può pensare come cazzo gli pare, ma finché a me non mi reca danno, perfetto, questo sarebbe il top, ma non riusciamo a farlo noi questo. E anche noi che dovremmo essere un po' più intelligenti delle cazzo di bestie che guardano solo la TV, ancora non capiamo questo concetto, che noi, il creatore ci ha fatto diversi, e unendo, avendo la capacità di unire, di accettare, di rispettare il prossimo per la diversità che è, perché se fossimo tutti uguali saremmo dei cazzi, cioè sai che cazzo di mondo di merda sarebbe se tutti fossero come me? O come che cazzo di mondo di merda sarebbe se tutti fossero come te, capito? Niente di personale contro te. Ma questo è il bello del mondo, che siamo diversi così come siamo, e la diversità, non la finta diversità che cerca di dice il sistema, noi siamo per la diversità. In realtà loro sono per un grigiore di merda che stanno creando, cancellare tutte le divisioni, le diversità, e renderci tutti uguali. Però il Dio invece ci vuole tutti diversi, perché così ci ha creati, ognuno è portato, è bravo in certe cose, punto. E quello è il bello. Però questa diversità il nemico lo usa per dividerci e per farci litigare un con l'altro. E ci sono coglioni che ce l'hanno con gli ebrei, e ce l'hanno con i neri, e che ce l'hanno con gli albanesi, e ce l'hanno con gli americani, e ce l'hanno con i russi. Perché siamo senza cervello, purtroppo, non capiamo questa cosa. E il nemico, finché noi non capiamo questa cosa, ci userà e ci dividerà e ci ammazzerà senza problemi. Basta che dice che quello là è la causa dei tuoi problemi, boom. Quindi questo è il consiglio mio, Emidio. Anch'io pensavo di avere la verità in testa e di divulgarla alla gente. No, non funziona così. Devi avere la libertà di dire quello che vuoi, perché alla fine ognuno di noi dice la sua, però comunque è una risorsa per chi ha la capacità di mettere insieme tutti questi punti. Come fa il nemico? Il nemico mette insieme tante pecore che la pensano totalmente diverso uno dall'altro, però riesce a unirli con una unica cosa in comune, che è il soldo, no? E quindi riesce a capire come sfruttare questa diversità, no? Noi no, noi siamo delle teste di cazzo così, noi pensiamo di ma non abbiamo bisogno di niente, no? Ma che cazzo ne frega, è solo la mia testa è giusta, voi tutti siete stronzi, capito? Questo è il mio consiglio, Emidio. Ma sto dicendo queste cose perché sono cazzate che facevo anch'io, pensavo anch'io, e ognuno di noi pensa che nella propria testa noi siamo nel giusto e tutti gli altri sono stronzi. Ma andiamo avanti. Sana di mente che in questa epoca, in questo periodo, non si può permettere di avere questi atteggiamenti.
Questa persona mi ha mandato forse due messaggi contati per poi chiamarmi frate. In questo periodo non esiste, non si può avere questo comportamento. Io posso capire se frate o brother me lo dice Malpassio, uno di quel calibro, ma non perché lui è meglio o peggio, ma perché si è fatto un mazzo a livello pubblico che il signor Marcel Minga penso non si sia fatto quel mazzo. Anche se quello che ti manca. Io sono. Mi hanno buttato giù questo canale. Non vedere qua l'origine di questo canale. Il mio primo canale è stato nel 2007. Ma ripeto, all'inizio ero un coglione. Comunque, già da allora mi ero svegliato perché avevo visto i primi. Io mi sono svegliato nel 2005 con un documentario che ho visto sull'11 settembre. Poi da lì è stato tutto un risveglio, diciamo. Però se vedo il mio passato, minchia, cioè, vedi una persona molto convinta di essere, di avere la verità in tasca, no? E ogni volta vedevo che nel passare negli anni, vedevo sempre che, minchia, ma qualche anno fa pensavo di avere la verità in tasca, ma poi dopo mi sono aggiornato in quest'altra verità. Poi sono passato quest'altra, poi sono passato quest'altra. E allora poi finché non realizzi, ma testa di cazzo. Ma non c'hai la verità e non ce l'avrai mai. La verità, come diceva anche Cooper, is at least elusive. At best elusive, nel senso che come non nessuno può avere la verità, ma noi possiamo cercare in tutti i modi di essere oggettivi, di puntare alla verità sempre, ma comunque la verità è complessa, eccetera, eccetera. Non dico che non esista la verità, non esiste l'oggettività, non esiste il bene e il male, semplicemente che non è così facile. Era un monito loro quello di dirci: attenzione, non c'hai la verità in tasca, perché altrimenti sei un invasato, no? Che pensi di avere la verità in tasca e di imporla anche agli altri, a quel punto diventi pericoloso, capito? Perché vedi anche gli altri come dei diversi, come degli stronzi. Io pure sono stato pecora come tutte loro, no? E si vede che l'umanità, se riesce, se ha la capacità di fare questo lavoro e di capire, può darsi che anche loro che sono più morti adesso, piano piano capirebbero. Ma il problema è che in questo momento chi lavora di più è il male, che li sta distruggendo. Se noi invece di litigare avessimo un po' di cervello, può darsi che qualcun altro, non dico ci segue, ma semplicemente esce un po' da cazzo di ipnosi in cui si trova. Come ti ho detto, anche noi ci troviamo in ipnosi, no? Che pensiamo che noi siamo nel giusto. Sì, ha un canale e ha un certo numero di iscritti, non è da poco. Ma quale numero? Io non ho iscritti. Cioè, tutta questa gente qua, cioè, se tu vedi tutti, no, guarda, ti faccio vedere al volo una roba privata qua, Analytics privata, cioè. Ti faccio vedere la guarda tutte le mie visualizzazioni, le mie iscrizioni ce l'ho perché ho fatto questi cazzo di video stupidi sull'Albania. Stupidi, nel senso che chi si iscrive nel mio canale sono più albanesi che vedono questi cazzo di video che ho fatto, che secondo me avevano anche uno scopo, solo che la gente non riesce a capirlo. Però lasciamo perdere adesso, non c'ho tempo di spiegare il perché di questi video. Però questi erano video che nell'altro canale che mi hanno chiuso erano arrivati a milioni di visualizzazioni e sono ancora oggi i video più visti. Cioè, guarda, nelle ultime due ore le mie visualizzazioni, se tu vedi, ce l'ho solo da questi. Guarda invece le due visualizzazioni che ho sugli altri video che ho fatto, diciamo, no? Poca roba. Poca roba. Ma poi questo cazzo di Mark Passion, ma scusa, ma io sto facendo qui il mio ego, purtroppo, che esce ogni tanto, no? Ma avete visto questo video, ragazzi? Ma e comunque, per dire, cioè, per me, tipo Cavalier Cazzo stavo parlando, no? Quelli sono coglioni, porca troia, di andare lì e di confrontare queste cazzo di bestie di merda, no? Anche lì, comunque sia, ci vorrebbe un po' più di logica, eccetera, e come ho detto, non sono d'accordo con questo lamentarsi col sistema, protestare. Però, cioè, Mark Passio sta nel suo cazzo di computer di merda e sta lì a vomitare queste teorie del cazzo, quando magari, che cazzo, c'ha la serva in casa, è una persona fredda. Tu non puoi giudicare una persona così, solo così. Per me contano solo i cazzo di frutti.
E tutte queste cazzo di persone che pensano di fanno gli spocchiosi così, che pensano di avere la verità in mano, mi fanno schifo ormai. Cioè, chiunque vedo che ha tanti follower mi fa vomitare automaticamente proprio. Comunque, dove cazzo sì, chiudiamo questo. Questo per dirti che io non ho subscribers, non ho niente. E sono fiero, cazzo. Anzi, mi preoccuperei se la gente mi seguisse, porca troia. Cioè, nel senso che, questo ovviamente, come ti ho detto, perché lo faccio? Perché voglio comunque gente, ma ovviamente voglio gente come me. E so, mi rendo conto che non ci sono pochissime. Infatti, la Bratz Chat qua, che ho qua, ha 17 membri. Quindi abbiamo preso un po' in giro con Fabio perché hai il logo col cerchio, uno in mezzo, molto diciamo così, nuovo ordine mondialista, diciamo. Comunque, se hai un po' di flessibilità mentale, diciamo, capisci che nessuno ti sta attaccando, nessuno ti vuole attaccare, stai tranquillo, frate, te lo dico un'altra volta, frate, perché cioè, io mi sento che sono. Cioè, in questa marea di zombie, di morti, perché per me tu sei un vivo, punto. Per questo ti chiamo fratello, perché sei un mio fratello. Minchia, è così raro beccare gente del genere. Andiamo avanti. Ma per come reputo io, per l'organizzazione di un sito, l'organizzazione su cosa fare, su che messaggi dare, a mio punto di vista non ci siamo. Questa è la mia opinione. Comunque, in generale. Sì, ma infatti. Anche a me, né Telegram secondo me è. A parte che tu non sei manco venuto a venire sul mio Telegram, però io mi ricordo avevo un account Discord e lì Discord per me era perfetto, perché io non sono bravo con fare siti, eccetera, no? Però dove magari potrei indicare magari, o organizzare le cose meglio, no? Telegram non ti permette di organizzare un cazzo, almeno la versione così gratuita che avevo io, cioè veramente, cioè, mi dà problemi anche quando fisso i messaggi, cioè. Non riesco a modificarli, a levarli, cioè, mi fa da tanti problemi. E quindi non è. Però, comunque sia, anche se avessi un modo di organizzare, ordinare le cose, io non vendo niente a nessuno. Un cazzo! Tu in qualche modo stai vendendo qualcosa perché stai facendo questa cosa qua. O pensi semplicemente a qualche cazzo di soldo che ti potrà arrivare in modo donazione, cioè io non chiedo manco donazione, cazzo, non voglio niente da nessuno, zero. Quindi però ecco, stavo dicendo, se io volessi organizzare come un roadmap, so, ecco le cose da seguire per uscire, per la verità, ecco, seguite questa traccia mia qua e avete la verità, no. Semplicemente ognuno di noi ha ancora la libertà qua, ancora ce lo permettono di parlare nei video. Quindi questa è la cosa mia. Io voglio essere libero di dire quello che la penso. Poi se l'umanità, da questo mio pensare, che ovviamente è venuto da tanti altri, influenze da tanti altri, riesce a farci con qualcosa con questa cazzo di conoscenza o con la mia esperienza, quello che do, perfetto, quello sarebbe la cosa. E secondo me questo vuole anche il creatore. Cioè, ci sta usando per svegliarci, svegliare la gente, cazzo, prima o poi, porca troia. Però ovviamente ci deve essere un po' di energia, di sicurezza in quello che facciamo, porca troia, perché altrimenti la gente capisce che tu cazzo vai, se manco tu c'hai i coglioni. Anch'io c'avevo il cazzo di profeta di Dio, là, Eliseo. Ma quando vedevo che gli abbiamo scritto, abbiamo fatto i fogli al Ministero dell'Interno della Salute, io non mi riconosco in questa cazzo di dittatura di merda, eccetera, firmando, eccetera, l'ho mandato io su, ovviamente, la cosa, l'input è partito da lui, da questo profeta di Dio, Eliseo Bonanno, che comunque consiglio, anche se sono incazzato con lui e penso che sia uno schizzato a dire che lui è Dio e a Dio gli parla, eccetera, eccetera, comunque, sempre. Comparato con i cazzoni lì intorno, sta ovviamente molto più in alto rispetto ai cazzoni che ho intorno a me, ovviamente. Però questa cosa qua di abbiamo scritto, abbiamo mandato lettera al comune, eccetera, eccetera, ai ministeri, eccetera, eccetera. E poi quando dall'altra parte vedo che lui si metteva la mascherina per andare a fare la spesa, ho detto: ciao, questo è un coglione. I fatti parlano, cazzo, no? Infatti, quindi tanti possono parlare quanto cazzo gli pare, eccetera, eccetera, ma alla fine parlano i fatti. Quando ho scoperto che era un cazzone, andava a fare la spesa con la mascherina,
invece di fare come me, che la spesa me la fanno, quindi per dire insomma che siamo tutti nella merda, nella merda. Quindi parlano i fatti, la gente, io non sono, è giusto che nessuno mi segua in questo momento perché non sono un esempio, non ho i coglioni, sono un cazzo di parassita di merda e peggio non si può proprio. Quindi, benissimo, la gente non può prendere un cazzo da me in questo momento. Benissimo così. Quindi, niente, questo volevo dire. Alla fine, possiamo parlare quanto cazzo ci pare, parlano i fatti, quello che faremo. Andiamo avanti qua. In generale, il fatto che poi lui chiuda, comunque stai tranquillo, non ti cago più, vi leggo la lettera. Eh sì, scusa, mi sono espresso un po' male, ma mi ha fatto incazzare la sera, di notte, lì, vedo sto messaggio, minchia, mi hai scritto tipo, cos'è questa, che cazzo hai scritto? Tipo, vezzeggiamenti, parole che io non ho mai usato in vita mia, tra l'altro tu sei molto più bravo di me a parlare, cioè io non so neanche che cazzo vuol dire, però so che è vezzeggiamento, una cosa negativa nella mia testa, credo, no? So, io sono albanese, te lo dico, quindi non so l'italiano benissimo, anche se ho passato più tempo qui in Italia che in Albania. E quindi ho detto: ma che cazzo hai fatto? Questo semplicemente, cioè, è come se dai la mano a qualcuno. Che cazzo l'ho fatto? Stai calmo. Infatti, siccome in albanese anche si dice: non ti riesco a fare, non ti cago più. Stranamente è identico all'italiano, perché anche in italiano si dice questo modo di dire, che non cagare qualcuno, no? Non ti cago più. E tu poi ovviamente sei incazzato: non c'è bisogno di nessuno, non c'è bisogno di nessuno. Allora fai, se tu non c'hai bisogno di nessuno, allora fai come quello, come in un video dove dicevi: se era per me, io me lo sarei mangiato in quel momento. Quella è la cosa. Quella cosa, se noi vogliamo veramente fare in quel modo là, come cazzo si dice, l'istinto lì per lì, noi spareremo a tutti. Alla minima cazzata, pa! Shh! Shh! Muto! Sassa in bocca! Ma non funziona così questa creazione, amore mio. Ti voglio far cazzare, amore mio. Anna, vaffanculo tutti quanti, guarda. Sì, abbiamo i nostri momenti così. Yes, Sto frega. leggendo la lettera. Allora, partiamo da questa cosa. Io non ho bisogno che voi mi calcoliate. Non ce l'ho questo bisogno. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Forse ce l'avete voi, questo bisogno. Io no. Io, quello che faccio, chi mi segue, lo faccio spontaneamente. È come l'albero da frutto che fruttifica. Non sta l'albero a pensare se a te piaccia o meno la fragola, o la banana, o la mela. L'albero fruttifica. Di te non se ne importa niente. Quello che io reputo come individuo funziona più o meno così. Si esprime da sé, letteralmente, a livello di personalità, non me ne importa niente. O comunque, seconda opzione, non stiamo a quei livelli organizzativi, di studio, di criterio, come ad esempio se mi contatta un signore chiamato Marpassio, rispetto a questo caso. Questo non è per dire che lui è meglio e quell'altro è peggio, è per valutare un criterio su come costruire i propri progetti, che secondo me, per come sta andando avanti Marpassio, è meglio. Comunque, andiamo a vedere il canale di Marcel Minga, facciamogli pubblicità, perché comunque è vero che si impegna a fare qualcosa. Purtroppo non rientra nei miei criteri. Quindi, tutto un po' come capita. Si sforza, però può dare di più. È come quando vai col genitore dall'insegnante. Eh sì, Marcel si sforza, ma può dare di più. Porca troia. Così, tanti messaggi. In generale sono tutte cose voltate all'umanità. Tutto ok. Però non si capisce niente. Voi immaginate uno che entra qui e dice: ok, dove si inizia? Dove finisce? Ma questo è il mio mondo. Cioè, secondo me, Marpassio non. Cioè, io in questo caso sono con Masako. Secondo me l'oggettività, come dovrebbe, adesso rientriamo nel come dovrebbero, che non andrebbe fatto, però se potessi scegliere tra un Marpassio e un modo di vivere, diciamo, diverso, io preferisco il modo più cristiano. Perché tutta questa gente qua, con questa filosofia esoterica, eccetera, alla fine. Vedi i frutti, come cazzo vive Marpassio? Magari è separato senza figli e che cazzo ne so, o magari ha figlia che ha abbandonato. Parlano i fatti, amore! Amore, parlano i fatti! Cioè, voglio dire, come sei nato tu?
Qualcuno si è fatto un culo, si è sacrificato per darti da mangiare, per procurarti il cibo, per lavarti la cazzo di cacca dal culetto. Qual è una filosofia che permette tutto questo? Il cristianesimo. Cioè, diciamo, è molto concentrato sulla famiglia, su come essere sani di mente in questa cazzo di famiglia, perché l'unità che nasce dall'essere umano deve essere empatico, sano di mente. E il nemico, per dire, per renderci l'opposto, cosa fa? Distrugge la famiglia, no? Quindi, secondo me, il modo migliore per creare un pampina è con maschio e femmina che stanno lì e si curano e si sacrificano. Ti sta parlando uno che sta a 41 anni e non c'ha un cazzo, niente, insomma, non ho bambini, sono una ragazza che fortunatamente Dio mi ha graziato, così, non so, manco me l'aspettavo questo regalo. Però, cioè, quando vedo il sacrificio che hanno fatto i miei, oppure, che ne so, ancora i nonni, per dire, cioè, vedo robe che oggi sono totalmente inimmaginabili, no? Il totale sacrificio che, come fa ancora oggi, per esempio, mia madre, per dire, è qualcosa di impensabile. E io ogni volta che vedo le donne moderne di oggi, per dire, quando vedo mia madre, per dire, o come erano i miei nonni, per dire, quando vedi questo orrore che c'è oggi, cioè mi viene da vomitare proprio. E Mark Passio, quella filosofia di merda, produce zombie morti senza cuore, senza un'anima, senza la voglia di sacrificarsi per fare la prossima unità. Se vogliamo parlare così di unità, diciamo, il prossimo essere vivente. L'unico modo per farlo nascere sano. Ma Mark Passio, ma che cazzo ne sai tu di Mark Passio? Ma quello è un cazzo di esoterico di merda, sta da solo là a urlare agli altri. Questo è il modo migliore, siete dei stronzi se non fate come me. Capito qual è il modo migliore? Secondo me? E anche lì io accetto Mark Passio e tutti quanti, ma posso anche criticarli. Secondo me, come lo vedo io, il modo cristiano sarebbe il modo migliore per far nascere un essere umano empatico che ha la capacità, eccetera, eccetera. Però anche lì, ovviamente, dire cristiano e basta non è semplice, perché ormai quello che noi chiamiamo cristiano è talmente così sfaccettato, è talmente una merda ormai, che, cioè, anche lì ci vuole un po' di buon senso, no? Però ecco, se vediamo per esempio come eravamo prima, diciamo, sicuramente eravamo meno corrotti, distrutti. E da chi ci controlla, e bisogna puntare a quella roba là. Ma questa gente qua esoterica, legge naturale, poi li vedi, magari hanno le serve e fanno una vita, sono drogati, sono capelli lunghi, tutto loro, no? Tutto, non hanno un minimo di umiltà, per dire. Cioè, io mi meraviglio, tu mi sembri una persona umile, eccetera, eccetera, ma Mark Passio, porca troia, ma che cazzo? Quindi, per fortuna ogni tanto ti sento che leggi qualche passo così della Bibbia, ti sembra un po' più ok, diciamo. Però questo, diciamo. Di che cosa si sta parlando? Non si capisce. Vedete, anche i titoli. Ma non si capisce, amore, perché devi dedicare tempo. Cucciolo, devi dedicare tempo alle persone, non puoi giudicare così con la prima. Hai fatto una cazzata! La prima regola: non si uccide una persona che non conosci, no? In guerra. Non lo fai! Non lo fai! Si studia, come faceva l'altro, scemo più scemo, no? Forse questi sono mandati da. Devono essere. Sono dei professionisti, sanno quello che fanno, eh? In realtà erano due strozzi. Però comunque il mafioso là era cauto a voler ammazzare scemo più scemo, no? Perché non si giudica subito prima, devi capire con chi cazzo hai a che fare. Con me hai a che fare con uno scemo, te lo dico. Però, quindi hai fatto bene. Però, insomma, non è una buona strategia, diciamo, per il futuro, te lo dico. Insomma. Ci vuole tempo, come ogni cosa, come un pezzo, ci vuole tempo per farlo bene. Come un dipinto, ci vuole tempo per farlo perfetto, buono. Allo stesso modo, anche se devi fare questa cosa, devi avere a che fare con le persone, devi dedicare tempo a capire chi è una persona prima di boom, vomitare qualcosa così. Capito?
Comunque. Quindi io di questo parlo, parlo dell'oggettività di come uno crea la sua figura pubblica, tutto qua, tutto qua. Che altro c'è da dire? Niente, quello che ho detto, quindi comunque stai tranquillo, non ti calcolo più. Ripeto, non so quante volte lo dovrò ripetere, perché su Telegram io ho fatto non so quanti vocali e Marcel Minga mi sta seguendo, non so se ha avuto modo di ascoltare, che io lo dico in continuazione. Io non ho bisogno di questa cosa, non so come chiamarla, che voi avete di fare questa comunella. La legge, chi vive, pratica e diffonde la legge naturale con quel criterio è già nell'abbondanza, poi è l'illusione di questa società che fa. Allora, tu pensi che basta che si segue quella roba là, legge naturale, eccetera, eccetera? Allora, io ti faccio capire che tu sei un cazzo di topo da laboratorio e loro possono fare con te quello che cazzo vogliono. Tu puoi adottare quello che cazzo ti pare a te, tu sei finito se non hai lo stesso modo di difenderci come ce l'hanno loro. Ma loro, il sistema, sono stronzi che usano la forza per tenerci buoni? Perché sanno che è l'unico modo. Loro ovviamente per il momento la forza non la stanno usando, ce l'hanno, te la mostrano ogni volta, ma non lo stanno usando ovviamente. Ma ti pare che insomma, questa cosa, diciamo che loro apparentemente non usano la forza, no? E ti parlano così, sono tutti gentili lì in televisione, ma se poco a poco non fanno quello che vuoi tu, loro cominceranno con la forza ovviamente. È quella la vera. Perché cazzo la gente sta andata a fare la cosa là? E le cose. La paura di sentirsi diverso, la paura di non di perdere il lavoro, eccetera, eccetera. E quindi, però, ovviamente, loro apparentemente non è che ci hanno messo la pistola in testa, ma ovviamente nella tua testa c'è sempre la pistola lì, proprio in vista. La vedi, la percepisci, insomma, no? E anche se non hanno bisogno di usarla, percepisci la paura, no? Quindi, secondo me, non so che cazzo dice questa Mark Passio di coglione del Mark Passio, però tra l'altro lì ti faccio notare che in America hanno queste cose, hanno la possibilità di difendersi con la violenza se necessario. Qui che cazzo abbiamo? Qui siamo finiti, morti. Non abbiamo questa possibilità qua. Quindi ti faccio notare che finché noi stiamo qui solo a parlare, il nemico ride di noi. Ride, o abbiamo la capacità di contrastarlo con la forza. Non voglio dirlo qua perché altrimenti, insomma, sono un terrorista. Però questo è, in America hanno il diritto di difendersi con quelle robe di ferro, no? Ok? Qui non ce l'hai, anzi, finisci dentro anche se lo dici. Quindi questo ti faccio ti vorrei. Anche Gesù disse che vendi la tua cazzo di roba e compra un'arma, diceva, no? Un pugnale, un cazzo, una spada, qualcosa. No? Ma qui? La legge naturale qua? Sei un topo. Se tu pensi, ah, ma tanto basta che tu esegui la legge naturale e non c'è bisogno. Non c'è bisogno di incazzarsi di niente. No, 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 non ti hanno chiuso in casa e non ti facevano muovere se non. E volevo vedere che cazzo facevi a quel punto. Cioè, ah, ma io ho la legge naturale, ho questo pezzo di carta che mi dice che sono un diplomato, sono Dio e mi Dio. Ma forse, non so se è il tuo vero nome, questo, o se ti credi Dio in terra, non sto facendo. Non ti sto offendendo. Semplicemente questi qua che si credono auto sto cazzo, che sono fuori dal sistema. Penso anche di essere dei dei, no? Quindi il tuo nome è vero, questo è il tuo nome? Non ho mai sentito un nome così. O questo Dio che c'è nel nome è perché tu ti senti Dio, come fanno molti di questi Giancarlo Tiamatte, tutti questi gente così, che si inventa il nome così. Oh, io sono re di questo stato qua, del mio stato. Tu sei un cazzo di topo, per questo la mia chat qua si chiama Labrats. Topi da laboratorio siamo noi qua, ecco. Questo siamo noi, capito? Punto. È dura da accettare sta cosa. È così, questa è la realtà. Perché nessuno segue e vede questi video? Perché io ti dico la verità in faccia. Boom, questa è la verità. Tu dici, se noi abbiamo la cosa e seguiamo questa legge naturale, nessuno ti può più toccare.
loro moriranno perché non stanno seguendo, non sono nella legge naturale. È veramente ingenuo questa cosa. Il 2020 ti ha fatto chiaramente capire che non conta un cazzo i pezzi di carta che noi gli mandavamo, lì rimbalzano a loro. Quello che conta è, a me pure mi hanno fermato quando sono uscito dalla metro molto prima del Cogliona. Non gli ho voluto mostrare i documenti perché mi credevo anch'io libero. Pensavo di essere libero. Non gli ho mostrato i documenti, loro mi hanno circondato. E alla fine, una volta che vedi tutta qua gente armata intorno a te, ovviamente glielo dai il pezzo di carta che vogliono. E lì ti fanno capire che io dicevo, ma perché ho fatto qualcosa di male io? Io non devo dimostrare, io non ho fatto niente di male, quindi non ti. Forse mi sfuggiva nei quei anni che io ero un cazzo di topo di laboratorio. E loro possono fare come cazzo gli pare. E mi hanno multato più di 2000 euro. Che ancora adesso mi stanno rompendo i coglioni. Ok? Questo per dire che puoi sognare quanto cazzo ti pare di che io sarò la terza persona che farò queste. Darò l'esempio che farò le targhe e potrò girare come cazzo mi pare. Sogni, stai sognando, tu sei un topo da laboratorio. Questa è la realtà. E io lo dico questo non per buttare giù la gente. Infatti tu mi dici, ma tu sei, sicuramente mi dirai, ah tu sei un parassita, arconte, insomma, anche Amerigo mi diceva queste minchiate, stesse cose. A me mi diceva, tu sei il poliziotto. Ah, perché lui qualsiasi idea folle aveva che dovevamo creare qualcosa quando stava a Roma, io ovviamente ero sempre quello che lo frenava sempre, no? Quindi quello che creava sempre i problemi. No, io quando ti dico questa cosa qua, ti faccio capire realmente dove cazzo ti trovi, così poi una volta che capisci dove cazzo ti trovi, potresti magari prima abbassare a cazzo di cresta, vedere che cazzo di topo, di merda, di fogna che sei, in un laboratorio possono fare quello che cazzo vogliono con te, ma questa cosa non vuole così demoralizzarti, è semplicemente questa è la realtà. L'ha fatto vedere chiaramente il 2020. Quindi che cazzo vuoi sognare di mandare carte? Le abbiamo già fatte queste cose. In America queste cose le faceva Bill Cooper. Sono andati, Bill Cooper diceva, io non pago le tasse perché non sono costituzionali. Sono andati e l'hanno ammazzato in casa perché stava diffondendo queste idee anche agli altri con la radio. Negli anni 90 stiamo parlando. E l'hanno fatto fuori. Quindi sono già state fatte queste cose, amico. Amico no, fratello no, come cazzo devo chiamare? Emidio, Emidio non lo so se è il tuo vero nome. Vabbè, comunque, ci conosceremo se mai, se vorrai cagarmi, perché insomma, tu non hai bisogno di nessuno e mi dirai che cazzo sei. Cerchio col punto lasciato dal compasso al centro un po' massonico, direi. Hai capito? Ti stiamo già decifrando, quindi. Hai vita corta, Emidio. Comunque, sentiamo un altro po' e poi chiudiamo. Tardare quegli eventi, ma quegli eventi si materializzeranno, questo che la società lo voglia o no, o che ne rifugga. Lo ripeto per l'ennesima volta, studiate i podcast che io sto traducendo da Marpassio. Fatelo, fatelo. Guarda, amico, c'è stato già un altro prima di te che ha tradotto tutta la roba di Mark Passio. Lo stavo dicendo, cioè tu ti sei svegliato da poco, amico, e ti credi, ah, io ecco la soluzione. Francesco Sani, che è un altro che non ha voluto più fare niente con me, ma per un certo tempo abbiamo fatto video insieme. E lui ancora oggi svomita questa cazzo di merdume esoterico alla fine, perché però non si rende conto, è anarchico. Anarchico, sei un cazzo di topo, che anarchia! Ecco, Francesco Sani, guarda, stessa immagine, monarchia interiore, libertà, eccetera, eccetera. Se tu vai qua, io sto pure a fare pubblicità adesso, questo. Se tu metti qua Mark Passio, cioè questo qua ha tradotto tutta sta roba. Ha una pazienza lui incredibile. Però lui, appena gli ho detto che i bambini vanno educati anche fisicamente perché non capiscono, lui si è inorridito e mi ha lasciato. Questo qua. Perché ha questa testa lui, ha questa testa che ah, dobbiamo essere tutti così, il bambino è come dice cosa la Silvana Gossi, sono dei dèi. E questa è la realtà. In realtà il bambino può fare peggio cazzate.
Stesse minchiate di Gianluca Tiamat, là il 6, qua, i 6 petali che si ripetono, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Che pecore! Poi la Padania anche, c'è questo logo. Dovrebbe far riflettere, diciamo, non lo so. Io non consiglio questa monnezza, io consiglio Gesù Cristo, se avete però anche la capacità, o comunque i vostri nonni, cioè come era il mondo prima che fossimo così corrotti. Andiamo a vedere Mark Passio, ragazzi, semplicemente, dico semplicemente, andiamo a vedere Mark Passio, per capire di che cazzo stiamo parlando. Tra l'altro l'ho smascherato anche Mark Passio, anzi mi sa che lo ricarico, ce l'ho in archivio, l'avevo... Guarda quanta merdume esce scrivendo Mark Passio, 608.000, per dire insomma è uno abbastanza mainstream, diciamo, no? Che ricordiamo era un cattivo, ma poi è diventato buono. Cioè, quindi quando tu metti Mark Passio esce anche quest'altro rettile qua. Merdoso. Eccolo, questo qua era prima era un massone, insomma, nel sistema, cioè in quella roba là, però tutto un tratto è diventato buono. Qui c'è un bel triangolo qua nella sua maglietta. Ma di che cazzo stiamo parlando? Che cazzo sappiamo? Noi siamo dei coglioni, dici. E questo è Mark Passio, ragazzi. Mi sembra Tommasi, mi sembra quello, il giocatore della Roma, che adesso è diventato politico, bellissimo. The best book about God on the life we live. Period. Period, I'm telling you! This is the truth, I'm telling you! Fuck you all! Your clown shoes! Mamma mia! One great work! Ah, ecco, quindi chiama sulle cose one great work, un po' come i massoni chiamano le cose loro, insomma. The great work. Sentiamo un po' di perle del pirla, ragazzi. L'ideologia dei seguitori di ordine è la cosa più cattiva! Mentalmente lo stato mentale più cattivo in cui ci si possa essere, in questo stato non va bene, e c'era, c'era. Sì, ma questa cosa qua dell'order follower giustissimo, eccetera. Però quando mi cominciano a parlare il lato femminile, il lato maschile, ma va a cagare. Ma va a cagare le tue cazzate. Ecco, quello buono è ateo, quello cattivo, quello schiavo crede nella religione. Ah, schism of mind. Vabbè, poi ce lo rispiegherai tu che sei tu l'esperto di questo cazzone qua. La vera legge dell'attrazione è come applicarla nella vostra vita. Ma scusa, ma anche lui vuole attrarre gente? E tu segui questo coglione? Anark! Ratto sei! Ratto! Sei un cazzo di ratto di merda! C'era anche poi la faccia da ratto! Impariamo, ragazzi. Ecco, con quell'altro cazzone là di Devlin, Mark Devlin. The Seven Hermetic Principles. Hermetic, fa un po' di scena, no? Dire questi termini che nessuno capisce che cazzo vuol dire. Oh! Con un altro cazzone. David Icke, porcatro. Holy fucking shit. Guarda la cameretta di Mark Passer, ragazzi, il nostro eroe.
con i cazzo di cristalli e cazze minchiate orientali, l'avrei cazzone, mamma mia. Oh, man. Ah, ma tu dirà, ma c'è qualcuno che salvi, Marcel? Sì, io salvo pochi. Salvo un po' questo qua che si fa il mazzo così. Barricade Garage. Salvo. Ah, ho aggiornato la mia copertina, ragazzi. C'è una copertina tutta nuova con tanti mostri sciatori. Eccetera, eccetera. Questa immagine, se tu lo vedi dalla TV, lo puoi vedere completo. Però, insomma, se tu lo vuoi co vedere completa questa immagine, ci sono tanti personaggi che adesso magari faccio vedere al volo. Potrai vedere qui solo in chat qua. Ecco, questa è l'immagine completa, diciamo. E ci sono mostriciattoli di tutti i tipi, a partire da gente mainstream a. Di tutti i tipi ne abbiamo qua. Questi sono tutti la banda. L'abbiamo questa qua l'abbiamo creato. L'abbiamo chiamata la banda del risveglio. Eccolo qua. La banda del risveglio. Da Lonely Hearts a Lonely Rats. Siamo soli noi, ovviamente, no? E qui c'è scritto la banda invece di Sgt. Pepper Band, eccetera. La banda del risveglio con l'H finale e con 3H perché è un risveglio tosto questo. E qui ci sono tutti i mostriciattoli nostri che ci stanno aiutando a risvegliarci, ragazzi. Attenzione perché ogni personaggio qua è una faccia, quindi indovina la fascia. Prima faccia, tutti i mostri. Questo qui c'è un eroe del nostro amico Dio, è Dio, scusa. Iddio. Infatti, se lo leggi in inglese il tuo nome è Iddio. Qui abbiamo gente che ci sta svegliando in tutti i modi, che ci sta proprio. Guarda, guarda, con mani, piedi, che si sta contorcendo, fa facce così. In tutti i modi, urlando, prendendoci a cazzotti, puntando il dito. Facendo così con le due manine, con la mascherina, urlando, così, in tutti i modi ce l'abbiamo, col ditino, tutti, a fare così come una tartaruga, come questo qua. Ecco, questo è un altro eroe del nostro Iddio, Fusco, tutta sorridente e pacifica. Eroi di tutti i tipi. Di tutti i tipi ne abbiamo qua. Di tutti i tipi. Per tutti i gusti. Capito? Bene così. Emidio, ti saluto. Perché è diventato un po' lungo questo video. Stiamo oltre l'ora. Minchia, 1:08. Finisco qua, ti saluto. Non c'ho niente contro di te, non c'ho niente contro nessuno. Assolutamente. Niente, spero possa essere utile questo video a qualcuno e basta. Non voglio followers, non questo, non faccio, questo è semplicemente il mio libero così pensiero. Ho la libertà di dire queste cose ancora per non si sa quanto e lo sto facendo. Quindi spero che questa roba sia utile. Ecco, ti ho dato anche un bel canale a tutti i cazzoni che secondo me questa roba non è da seguire. Questo canale qua di Francesco Sani. Però alla fine si può prendere comunque da tutti. Quindi consiglio anche il canale di Francesco Sani. Anche se a me questa roba mi dice un cazzo, io vedo i frutti delle persone. Cioè, quando vedo per dire un Barricade Garage. No, ce l'ho qua, ce l'ho, ecco i miei iscritti ragazzi. Barricade Garage. Quando vedo un Barricade Garage, parla quanto cazzo di parla, ma parlano questi alla fine. Questo lavora, si fa il culo, non chiede soldi. Ti fa i video, ti fa vedere come cazzo aggiustare la tua macchina, gratis, senza chiedere soldi.
è una persona decente. Queste sono le persone, parlano i frutti, cazzo. Capito? E poi mi piace anche che non ha quella verità in mano, no? Come molti pensano di averla, no? Poi un altro che, anche se mi sembra un po' nella sua testa, lui è nel giusto, eccetera, sa quello che avverrà, Dio scenderà, eccetera, eccetera. Però è questo qua, diciamo, born again big, born again barbarian. Questo è un altro cristiano, diciamo, che io seguo. E questi parlano i frutti, lui sta in una cazzo di casetta da solo là, e senza elettricità, senza un cazzo, per prendere l'acqua fa un po' come me, che la prendo qua nella fonte, ma anche per lavarsi lui, perché lui non vuole nemmeno il fluoro per lavarsi, perché fa male, dice. Eppure lui crede in Dio, e in teoria Dio dovrebbe difenderlo, eccetera, eccetera. Però diciamo, qui sono dettagliucci, ragazzi. Però ecco, lui vive, però adesso ci sta ripensando, perché comincia ad avere un po' di gente che gli possono dare soldi, e può permettersi una casa più nel sistema, in the grid, adesso dice, e quindi forse abbandonerà questa casetta fuori, off the grid, fuori dal sistema, perché non ha acqua corrente, non ha elettricità, eccetera, eccetera, e non gli piace farsi il culo, insomma, come si faceva una volta, e quando ha i coglioni che gli possono dare i soldi. Però ecco, questa è una persona molto più sana di mente, secondo me, di qualsiasi Mark Passio, di qualsiasi altro minchione, diciamo. Parla la semplicità di come uno vive, i frutti parlano. Poi un altro che mi sembra sano di mente è Fullerton Informer, Joe Umbriaco, il nostro amico Joe Umbriaco, che con lui l'unica cosa che non capisco è parla di queste cazzo di onde elettromagnetiche, eccetera, eccetera, eppure fa quasi ogni settimana almeno un video con questo cazzo di telefono a un metro, a meno di un metro, che gli spara, essendo anche in movimento, e più in macchina le onde riflettono, rimangono ancora di più, eppure a noi ci dice già sto sito che parla della pericolosità delle onde, eccetera, e poi lui si fa questi cazzo di video col streaming, quando potrebbe benissimo fare come sto facendo io adesso, senza live, registrarli e poi dopo li carichi, no? No, questi sono misteri, vuol dire, no? Come ho detto, io critico tutti, anche quelli che mi sembrano, che mi piacciono, diciamo, no? Quindi detto questo, questo è Mark Passio, il suo eroe. Amico, io spero che tu esci dalla tua ipnosi. Lo sono stato anch'io, quando trovavo qualcuno che secondo me cominciava a tradurre le cose, ma anche oggi, per dire, ho sempre un mio eroe, che è stato Bill Cooper. Però lui, diciamo, era un po' più sano di mente, e comunque capiva questo concetto qua. Vogliamo parlare di questa cosa? Lui sta su Infowars, tra l'altro il mio logo è Infomars. L'ho rubato a questo clown qua, questo logo qua, Infomars. Viene da questo clown qua. Guarda quanto è diventato il porco, porca troia, incredibile. Capito? Bill Cooper, almeno aveva questa concetto che secondo me è fondamentale, che è l'unico che ci può salvare, cioè che io non ho la verità in mano, io devo rispettare l'altro, eccetera, eccetera, ed è l'unico modo per salvarci qua, cioè di rispettare tutta questa diversità e confusione che l'uomo ha oggi, che è stato confuso in miliardi di sfaccettature, di utopie che ha in testa, che secondo lui è la verità. Però sono tutti veleni che ci ha messo il nemico. Anche questo qua è un veleno, se vedi. Sta dal veleno più velenoso che c'è, Alex Jones. Io un po' mi vergogno che ho rubato il suo logo, però ho rigirato, cioè upside down la W, è diventata la M. Perché nella mia testa io sono l'opposto del male, io sono il bene. Questa è la nostra cosa, no? Quindi alla fine, come ho detto, cioè, giusto,
alla fine io posso prendere da qualsiasi filosofia, ideologia, eccetera, anche da Mark Passo si può prendere qualcosa, sicuramente. Però fino a un certo punto. Fino a un certo punto. E quando vedi immagini del genere, diciamo, dovresti riflettere un po', no? Guarda che roba. Cioè, nessuno, se è buono, finisce da Alex Jones. Cioè, Alex Jones è l'equivalente del BioBlu. Cioè, se finisci da BioBlu, sei uno di questi mostri qua che ho fatto vedere qua. Ragazzo, sta. La banda qua. Questi qua, quello che accomuna tutti questi clown qua, che chi più, chi meno, tutti sono finiti in questi canali famosi. BioBlu, eccetera, eccetera. Questa è la cosa. Quindi, se tu hai un eroe che finisce da Alex Jones, tra l'altro anche il mio eroe era finito da Alex Jones, ma Alex Jones all'inizio, negli anni 90, era appena uscito. Ma adesso che è così palesemente una merda del sistema, guarda che porco che è. E se tu metti anche su YouTube, c'è ancora forse quando Bill Cooper, quando aveva capito con chi cazzo aveva a che fare, chi cazzo era veramente Alex Jones, l'ha mandato a fanculo, eccetera, eccetera. Qui in montagna sta piovendo di brutto, io chiudo, perché è stato un video lungo, e chiudiamolo qua. Ciao Emidio, ti voglio bene fratello, chiudiamolo qua, ciao a tutti.